Wattai a tutti ciurme, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video del sabato. Oggi ragazzi, incredibile ma vero, dopo ormai suppongo siano anni che non ritorno su Yandere Simulator, eccoci qua. Un pochettino di tempo fa qualcuno di voi mi ha scritto in commento: giocherino, ma perché non riporti Yandere Simulator? Guarda che hanno fatto un sacco di aggiornamenti. Ed effettivamente di sicuro è così ragazzi, perché come vi dicevo poc'anzi, io sono anni che non provo questa demo. No, non si può definire demo, comunque questo, insomma, ci siamo capiti ragazzi. Per cui mi sono detta oggi non so che cavolo fare, perché non torniamo insieme su Yandere Simulator per vedere ragazzi le mie reazioni a tutte le cose nuove che hanno inserito. Perché da come me lo ricordo io ragazzi, sinceramente sarà totalmente diverso. Per cui, visto che ci siamo, io direi di cliccare su un nuovo gioco e di selezionare ovviamente un file vuoto e vedere cosa succede. Ok, in questo caso ci fanno addirittura scegliere ragazzi, ovviamente suppongo fosse così anche insomma all'inizio, di che insomma sesso vogliamo che sia il nostro amato. Ovviamente io sceglierò maschio, possiamo scegliere insomma come personalizzarlo, questo ce lo ricordiamo, io lo voglio pallido come un vampiro. Avranno aggiunto infatti un sacco anche di magari stili di capelli diversi ragazzi, infatti mamma mia non finiscono più, è incredibile. Incredibile. E suppongo che io lo sceglierò pelato come sempre. Hair color a questo punto non credo che serva. Lo farò con gli occhi viola come sei sazi. E possiamo scegliere anche se farli indossare degli occhiali da sole, ma io direi di lasciarlo così. Addirittura possiamo scegliere se mettergli la barba ragazzi, ma che figata. Dai, i baffetti così sono spettacolari, direi di lasciarlo così. E a posto, sì va benissimo così. E possiamo scegliere l'uniforme, che spettacolo, io direi di scegliere questa ragazzi col cappotto stile Matrix, è spettacolare. E la nostra uniforme penso che sarà questa qua, perché è tutta nera e con degli accenni di rosso, rosso della nostra passione assassina. E continuiamo, certo. Ci sarà tutta la intro, suppongo, no? Something is wrong with me. For as long as I can remember, I've always felt empty, incomplete, like a part of me is missing. So you're not heartless? This hollow feeling has dominated my life. I've never been able to feel anything else. Mamma mia, che cosa brutta. My world has always been cold, dark, silent. My mother was exactly like me when she was a child. But when she met my father, everything changed for her. He brought warmth and color and life into her world. He made her complete. Okay, pero... She told me that one day, I'd meet someone special, just like she did. Someone who would cure me, fix me. Save me. Capito, però? I've spent my entire life waiting for that day, dreaming of the moment when I'd meet the person who would complete me. It was the only thing for me to look forward to. It was my only reason to live. Ok, tutto ciò è veramente... And then, one day... Op! Eh sì, mo solo perché ti aiuta a rialzarti è l'amore della tua vita, no? I found him. Con le scarpette blu e bianche. When I met him, something changed inside of me. My world was filled with color and light. It was like I had opened my eyes for the first time. I felt warm. I felt complete. I felt alive. He is my escape from the cold, gray, empty world I've been trapped in. He is the one I've been waiting for. Questo dici te. The person I want to spend the rest of my life with. E questo vuoi te. But someone
is trying to take him from me. She wants him, but not in the same way that I want him. She could never appreciate him the way I do. She doesn't deserve him. He belongs to me. I have to stop her. Even if it means hurting her. Even if it means killing her. There is nothing I won't do for him. I won't let anyone come between us. What the fuck? I don't care what I have to do. I don't care who I have to hurt. I don't care whose blood I have to spill. I won't let anyone take him from me. Nothing else matters. No one else matters. He will be mine. He doesn't have a choice. Ok, è incredibile ragazzi come hanno fatto sta intro. È assolutamente terrificante, eh? Minchia. Wow. Non era così elaborata ovviamente anni fa. Hey. Ok ragazzi, è stato incredibile e terrificante allo stesso tempo. Però Cheri dice: no, se incontro l'amore della mia vita, oh, tutto avrebbe un senso. No, se sei psicopatico, pure se incontri l'amore della tua vita, psicopatico rimani. Infatti il senso suppongo sia quello. Vediamo un Do po'. Do I know you? Ti conosco? I saw you stalking. Ho visto che stalkeravi upperclassmen. Non so se sarà un, come si dice, rappresentante di classe. Non so. Do you have a problem with that? Ti crea qualche problema, insomma? No, volevo darti qualche informazione sulla ragazza che era con lui. Ok, quindi non è più Coconazzi Nona. Ma no dai, che fine ha fatto Coconazzi Nonazza? She has a crush on him. Quindi lei ha una cotta per She lui. Ok, crede nel mito che riguarda insomma l'albero di ciliegio che si trova dietro la scuola. Ok, quindi la credenza che se confessi il tuo amore a qualcuno al di sotto insomma dell'albero un venerdì è garantito che accetterà la tua confessione. Chi sei tu? Ok, Info-chan ce la ricordiamo ragazzi. Ok, sì sì, questo ce lo ricordiamo. Che se facciamo ragazzi una fotografia col cellulare alla faccia di qualcuno, lei ci dà le informazioni. Sei disgustosa, senti che parla. Ok, perfetto. Quindi hai una settimana, bla bla bla. Spero che tu la farai soffrire. Perfetto. Due psicopatiche nella stessa scuola. Quindi la prima rivale, Osana, non è ok in questa versione del gioco. Ok, va bene. Perfetto, questo ce lo ricordiamo. C'è il sole, suppongo che noi saremo in camera nostra. I nostri genitori non si sono mai accorti che effettivamente noi siamo degli psicopatici malefici, no? Ok, allora, WASD per muoverci. Vediamo un pochettino. Possiamo cambiarci le mutandazze, ovviamente, come sempre. Ammazza quante ne hanno aggiunte. Oh, ci stanno pure i culottes. Vabbè, dai, per ora non penso ci interessino, ragazzi, le funzioni delle mutande. Per cui direi che sceglierò queste qua. Ok, perfetto, le abbiamo indossate. Meraviglioso. Qua ci sono le cose del senpai ancora, vero? Ok, no, ancora no. Perfetto, non abbiamo raccolto niente che gli appartiene. D'accordissimo. Dopodiché che altro abbiamo qua? Ok, col computer non possiamo interagire. Manco con questo, manco con questo. Perfetto, non possiamo fare altro che uscire. Per ora ragazzi non credo che avremo qualche missione da compiere. Direi che è il caso soltanto di guardarci un pochettino intorno, perché sono veramente molto 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 curiosa di vedere come hanno sviluppato questo gioco. Non mi dica se è bloccato, te prego. Ah, ci siamo, perfetto ragazzi, stava soltanto caricando. Oh my goodness, ammazza che bozze, oh ragazzi, già ho visto almeno due o tre pagliarizzine gigantesche. Oh, queste qua sono le... Ok, così il telefono, perfetto, queste qua sono le dive della scuola. Wow! Allora, vediamo un pochettino.
No, I must know. What the fuck, ragazzi, ma fa paura sta roba. Oh, no, non possiamo andarcene. Va bene, allora io sono curiosa prima di tutto di cercare il nostro carissimo senpai. Scusate, permesso? Dov'è il mio senpai? Dove sei, senpai? Pochettino, ragazzi, hanno aggiunto veramente tanti dettagli. Poster, teche con trofei. Allora, io voglio trovare il mio senpai. Oh mio Dio, ma che bello, hanno aggiunto pure il giardino. Ok, queste qua vestite in questo modo a quanto pare sono particolarmente sospettose nei nostri confronti, quindi hanno aggiunto, diciamo, un controllo in più. Perfetto, quindi diciamo che sono anche questi dei nemici fondamentalmente, quindi probabilmente ci terranno sempre d'occhio. Oh, senpai, mio caro senpai, I love you so much. Ok, quindi vicini a lui ovviamente perdiamo il nostro controllo. Dobbiamo evitare, insomma, di stargli troppo vicini, perché sennò ovviamente la nostra cara Yandere perde totalmente il controllo. Figata, raga, ma guardate quante cose nello specifico. Spettacolo. Cocona la tettona faceva parte del club di cucina. Non c'è più Cocona la tettona. Oh, ragazzi, posso cucinare insieme a voi? Ma che bello, stanno facendo del sushi. Posso prendere una qualche arma? Ma che cazzo? Ma perché il mio telefono parla da solo? Aiuto! Oh, possiamo prendere armi. Qua c'è un bel coltello in bella vista. Io ero curiosa appunto di vedere se ci fosse ancora in giro Cocona la tettona. Ma tanto di tettonazze ce ne stanno tante in giro, a quanto sto vedendo. Ciao ragazzi! Ma che cazzo vi portate appresso? Foto? Ci odiate? Questi saranno tipo i bulletti o robe del genere? Ok, è una personalità violenta infatti e fa parte del club dei delinquenti addirittura. Ok, non fate del male a nessuno. E dopo quelli sospettano di me. L'infermiera! Pure l'infermiera, ragazzi, c'ha certe bozze. E chi si è scordato? Infermiera Tiziana Joy! Come sono le tue tette? No, sono abbastanza piccole, niente da fare, insomma. Ok, non è più tettonazza come una volta. Hanno migliorato anche la questione infermeria. Ragazzi, potremmo prendere la siringa? Penso. Tac. Ovviamente parla di come, insomma, di cosa succede quando si prendono armi. Per cui abbiamo preso una siringa. Direi di tenerla un attimo nascosta, perché appunto andare in giro con armi può sembrare abbastanza sospetto. E tu che cosa fai nella tua vita oltre a guardare il tuo stupido cellulare? Vediamo un pochettino. Ok, un'altra di quelle che sono drogate di telefono. Qua c'è il cesso. Yandere Vision. Ok, quindi praticamente con questa visione, diciamo, da Yandere, vediamo oggetti che possono essere di nostro utilizzo. Infatti qua abbiamo, ragazzi, il mocio, la bacinella, la candeggina addirittura. What the fuck? Che cosa ci posso fare con la candeggina? Non posso entrare nel bagno dei ragazzi. Intanto mi porto la candeggina appresso, vediamo un pochettino. Ah, c'è gente in giro ancora qua, vero? C'è il nostro povero senpai che è rimasto lì da solo come un cane. Andiamo un attimo di sopra, va, vediamo un pochettino. Ciao! Sì, guarda caso c'è giusto una di quelle. Oh! La gente mi sta guardando male, ragazzi, non so perché. Ok, cioè, quindi a quanto pare la minima cosa strana ci viene segnalata. Dicono, perché stai portando in giro quello? Non è mica il momento di pulire, no? Ok, probabilmente la candeggina, ragazzi, adesso che ci penso, potrebbe servire per pulire il sangue. Ok, fare complimenti ovviamente magari potrebbe aumentare la fiducia nei nostri confronti, però... Se non sbaglio, ragazzi, c'erano tipo dei trucchi. Change reputation. Ok, la nostra reputazione non so se si è abbassata o se si è alzata, non ci ho fatto caso. Ci sono ovviamente appunto, ragazzi, dei trucchi, diciamo così. C'è ancora la zinnona, ragazzi, c'è ancora la zinnona. Via, guarda. Vedi che te spingono sotto, Te spingono sotto, girati la concia di tua madre, girate che te voglio spingere sotto, cocorazzinnonazza. Ammazza, ragazzi, cioè, ma guardate un po' la portata di queste bozze, non entrano manco nel telefono. È incredibile, comunque Cocona esiste. Che informazioni ci darà? Nessuna informazione particolare, però esiste. Accidenti, non ci permette di... E se io la colpissi, che cosa succederebbe mai? Oddio, oddio,
Oh, ho colpito pure il microfono. Oh mio Dio. Ok, va benissimo. Possiamo fare un selfie. Possiamo farci... Oh mio Dio, hanno inserito pure la questione... Oh mio Dio, hanno inserito pure la modalità selfie. Wow! Ma è raccapricciante questa cosa. Questo sicuramente, ragazzi, raccapricciante, eh? Ok, lei ci ha detto semplicemente... Ah, non me lo manda, tanto non mi interessa. Oh my goodness! Oh my god! Possiamo buttarla di sotto? Pensavo che potessimo... Che potessi prenderla e buttarla di sotto. No. No, pensavo la prendesse in braccio, sinceramente, non che la trascinasse. Oh my goodness. Oh mio Dio. Ok, questa cosa è assolutamente... assolutamente, ragazzi, spaventosa. Va bene, allora, ci sono orme dappertutto e sangue dappertutto. E qui ci sono anche delle persone. Per cui, vabbè, allora, il fatto che siamo luridi, sporchi di sangue, ovviamente potrebbe ecco, alimentare qualche sospetto. Oh merda, oh merda, c'era giusto quella tipa. Io mi chiedo se... Ragazzi, c'erano ancora i bagni, adesso che ci penso. Se ci sono, ecco, m'ha visto? Se ci sono i bagni, io volevo sapere se ci sono ancora i bagni per lavarsi. Gli spogliatoi saranno questi? Spettacolo! Ci sono, raga, ci sono, e come? E possiamo denudarla? No, 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 che non è. No, 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 no. Ti stai sbagliando, chiunque tu sia. Non so chiunque tu sia, ma non è assolutamente sangue. E io adesso mi laverò. Perfetto, cioè, oddio, quanti piccoli dettagli, ragazzi, che mi stanno rivenendo in mente. Perfetto, per cui noi adesso siamo puliti. Però io speravo che potessimo vedere mezza nuda, insomma, la nostra Yandere. Non tanto con... Che co... Ma dov'è? Dov'è questa persona? Dov'è questa persona che sta dicendo c'è il sangue, lo devo dire a un insegnante? Non capisco. Non c'era pure tipo un inceneritore, una roba del genere? Aspetta, aspetta, mi devo vestire, non posso andare in giro così, vabbè. Mi metterò il costume da bagno, tanto per vestirmi un pochettino di più. Non c'era tipo un inceneritore? Oh oh, qualcuno ha visto qualcosa? Aiuto, aiuto, sta per arrivare il professore? Non mi ricordo minimamente dove sia l'inceneritore, ragazzi. Qua c'è il club di giardinaggio, suppongo che sia. Qua ci stanno le macchinette. Lo posso buttare via? No. No, 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 non posso buttarlo via. Oh mio Dio, qualcuno presto mi vedrà, purtroppo. Non so cosa fare, ragazzi. È un bel casino. Dovrei liberarmi, insomma, di questa cosa. Oh mio Dio, qualcuno ha trovato il cadavere di Kokona! Attenzione, qualcuno ha trovato il cadavere della Zindona, ragazzi. What the fuck? Non c'era un inceneritore qui da qualche parte? Che diamine! Oh oh, qualcuno sta per trovarmi. Qualcuno presto mi troverà, ragazzi. Allora, io sono entrata dentro a sto cazzo de... Oh oh, dentro a sto cazzo di labirinto e mi sono, insomma, fritta con le mani mie. Vabbè, niente, non è che avevamo proprio un obiettivo da seguire, però, insomma, qualcuno già ha scoperto il corpo di Kokona. Io non uscirò mai più. Non uscirò mai più da questo labirinto, ci picchia. Niente da fare, mi sa proprio di no, Mi sa proprio di no. Mi sono bloccata da sola dentro al labirinto, perché mi ricordavo che c'era un labirinto, tipo un modo per arrivare al centro del labirinto in cui c'era un inceneritore, evidentemente. Mi ricordavo male. Niente da fare, mi sono incastrata da sola, quindi mi troveranno qua girando con la mia uniforme sporca di sangue. Niente da fare, ragazzi, mi sono bloccata. Aspettate, posso usare un trucco? Fatemi vedere. Ok, mi sono teletrasportata, ragazzi, infatti, al qui al coso di giardinaggio. Il punto... Molla sto coso! Ok, lasciamolo un attimo qua. Se posso utilizzare questa per spaccare sto benedetto coso? Probabilmente no, come non detto. Chissà, ragazzi, chissà. Magari posso buttarla qua la roba. Posso buttarla lì la divisa. Però c'è sta questa qua che sta qua a ficcanasare. Vediamo un attimino. Dentro a sta affare. Però forse ci serviva qualcosa per farlo funzionare. Non mi ricordo minimamente. Infatti non posso buttarcelo, ragazzi. È stato un assoluto disastro questo nuovo esperimento. Meraviglioso, fantastico. Che cazzo? Che fine ha fatto? Oh! Che fine ha fatto? La mia divisa è sparita. È
sparita. Vabbè, come hanno detto, ciao tu tizia, tu non hai visto niente, assolutamente niente. E va bene, va bene. Insomma, è andata così stavolta. Oddio, che cosa? Non mi dica che l'ha trovata. Non è possibile, perché a me mi è sparita, eh. Oh Gesù, mi sa che l'ha trovata, ragazzi. Aiuto. Ah, qua c'è il club tipo di karate. Ma che spettacolo. Era qua l'inceneritore. Minchia, che sfiga. Che sfiga nera, ragazzi. Che sfiga nera, veramente. Possiamo usare tipo... Sì, infatti era qua l'inceneritore. Va a cagare, va. Era giusto qua dietro, davanti al club qua. Me lo son perso. Potrei provare ad ammazzare la tipa, tanto ormai perso per perso. Yo. Oh oh. Ecco, c'è giusto una di quelle che controlla la situazione. Va bene, come non detto. Di sicuro, ragazzi, ci saranno tante di quelle cose che si possono fare ora come ora su Yandere Simulator, che io manco me lo posso immaginare. Salve professoressa, ammazza, pure lei hanno fatto il bossone. Wow, mizzica che zinne che gli fanno a questi, oh. Cocona, Cocona è morta. Oh mio Dio, Cocona è morta. Posso creare una nota di suicidio così da falsificare il tutto? Vabbè, ormai perso per perso. Ecco qua, tac. Direttamente, oh mio Dio, la stazione comincia ad essere tragica. La musica è cambiata, l'atmosfera è cambiata, ragazzi. La cosa fa assolutamente paura, oserei dire. Qua c'è nessuno che posso far fuori. Zia? Zia? Non posso. Non posso attaccarla a lei. Vabbè, tu non ti sei accorta di niente. Assolutamente di niente. C'è pure il club del cucito. Ok. È arrivata la polizia. Mio Dio. Ok, hanno trovato i due cadaveri. Hanno trovato la siringa. E ovviamente le impronte sulle armi. Perfetto. La nostra Yandere è stata ovviamente arrestata. Wow. Che dire, ragazzi, questo gioco secondo me c'ha veramente tanto da dare. Non so, ragazzi, se la cosa vi piace potete magari suggerirmi cose da fare. Magari potrei continuare a farci qualche video così un pochettino più random. Per cui, ripeto, se sapete modi per fare cose, per insomma missioni da fare, eccetera, ragazzi, suggerimenti qua sotto nei commenti. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.